Sì, lo fanno. Sì, sì. Qui? Sì, sì, lei lì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, aspetta che metto un po' in ordine le cose. Allora, beh, vedete, qui abbiamo degli ospiti, altri poi ne avremo nel corso della conferenza stampa, ovviamente cambiando le persone sedute al tavolo, sempre per mantenere le distanze interpersonali, che tra l'altro sarà un tema anche proprio della conferenza, del punto stampa di questa mattina. Allora, io vorrei partire innanzitutto, prima di arrivare appunto ad andare a analizzare i dati dell'indagine epidemiologica, con alcune considerazioni. La prima, allora, come sapete, ieri sera sono state non ancora firmate dal Premier in realtà, ma sono state, diciamo, condivise le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative nella conferenza con le regioni e le province autonome. Insomma, devo dire che le abbiamo aspettate per tanti giorni. Nei giorni scorsi avevo sempre sollecitato anch'io direttamente, come abbiamo fatto con gli altri sindaci, che queste linee guida venissero, perché siamo ormai in prossimità, dopodomani, alla riapertura di tutte le attività commerciali e non si sapeva ancora come. Tra l'altro giravano delle bozze, giravano, se vi ricordate, alcune indicazioni, linee guida date dall'INAIL, che erano abbastanza preoccupanti, nel senso che per come erano state predeterminate, sì l'apertura, ma poi nei fatti diventava impossibile effettivamente la riapertura. Ecco, devo dire che il grande lavoro che è stato fatto dalle associazioni di categorie, dalle parti politiche, mi permetto di dire anche da noi sindaci, che di comuni importanti come quello di Verona o di altri comuni come quelli del Veneto con cui abbiamo collaborato insieme in queste ore, in questi giorni, insomma è stato raggiunto il risultato per cui... Vai. Mi viene rubato un microfono che probabilmente non funziona. Devi, se vuoi aspetto un attimo, se vi carica. Ok, perché devo dire quelle che erano le preoccupazioni, se vi ricordate per esempio rispetto al bar e alle ristorazioni, i famosi 4 metri quadri, in realtà sono diventati quello che era stato richiesto un po' da tutti, il metro lineare, e quindi una maggior possibilità. Guardate, senza entrare troppo nel dettaglio, anche perché le avete, insomma, le avete anche voi, però devo dire che di massima le richieste avanzate dalle categorie, che poi sono rappresentative di centinaia, di migliaia di commercianti, di ristoratori, di albergatori, perché poi in queste linee guida si parla di bar, ristoranti, di palestre, di piscine, di mercati, insomma si parla di tanto, sono state recepite e quindi possiamo dire finalmente che il giorno 18 inizierà, a questo punto la definisco la vera fase 2, se ricordate avevo definito questa fase intermedia come una sorta di 1 bis, inizierà la vera fase 2 in cui anche le nostre attività commerciali potranno riaprire e lo potranno fare assolutamente in sicurezza. L'altro grande tema che ci occupa direttamente, sul quale sto lavorando direttamente anche qui con le categorie, con gli altri comuni, per una regione e per un comune così turistico come il nostro, è evidentemente la riapertura delle frontiere, perché se vogliamo riaprire le nostre attività commerciali e se vogliamo che le persone vengano, intanto devono poterlo fare da regione a regione, perché ad oggi questo potrebbe essere ancora un problema, ma a maggior ragione, lo continuo a ripetere, per una città come la nostra, voi capite che tra virgolette il mercato tedesco è fondamentale per la nostra estate e quindi prima ci sarà la possibilità di riaprire le frontiere, su questo stiamo lavorando e prima si ritornerà a vedere una città, la nostra, come la conosciamo. Su questo tra l'altro stiamo lavorando, la parte di nostra competenza, vi do un paio di indicazioni. La prima è quella riguarda al progetto di allargamento, diciamo, dei plateatici. Stamattina abbiamo fatto un'altra giunta, la decisione finale la prenderemo lunedì mattina, di prima mattina, proprio per essere allineati con l'inizio del 18, con questa delibera che sono delle linee guida, diciamo che sono già stabilite queste linee guida, ovviamente essendo una delibera sia delicata dal punto di vista, insomma, dell'impatto e sia anche il fatto che in un contesto di questo tipo facciamo questo provvedimento, insomma, in deroga a tutta una serie di, partendo proprio dalla straordinarietà dell'emergenza del Covid-19, dell'impatto devastante che ha avuto sulle nostre attività commerciali,
e quindi ci sono gli ultimi, diciamo, ritocchi giuridico-amministrativi, ma diciamo nella sua sostanza è predisposta. Poi lunedì mattina, nel punto stampa di lunedì mattina, avrete contezza, la spiegheremo nei dettagli. Quindi anche su questo devo ringraziare tutti gli uffici, tutti i diversi assessori che hanno lavorato in questi giorni, veramente H24, perché tenete conto che fino a ieri sera, tra l'altro, non avevo neanche le linee guida del rapporto delle regioni e delle province autonome. Quindi abbiamo dovuto costruirla in via preventiva sulla base di quelle che erano le percezioni, ma ho studiato stamattina le linee guida, non ci sono termini di contrasto, diciamo, rispetto a quello che è il provvedimento che andremo ad approvare, andremo a deliberare lunedì mattina. Altra e ultima comunicazione, diciamo, di servizio prima di arrivare all'indagine epidemiologica, ho firmato ieri sera l'ordinanza di proroga di un'ulteriore settimana per la gratuità degli stalli blu e per l'accesso alla ZTL con quegli orari nuovi che avevamo stabilito qualche settimana fa. L'abbiamo fatto perché, in una logica, sempre una visione generale che cerco, non che cerco, che voglio sempre avere, in relazione al fatto del provvedimento che andremo a deliberare lunedì mattina sui plateatici, vogliamo tenere ancora una settimana per vedere l'impatto, diciamo una settimana di sperimentazione rispetto al traffico veicolare, agli accessi in ZTL, alle esigenze di parcheggio, ai negozi che riaprono. Quindi abbiamo lasciato le cose per un'altra settimana, diciamo, così come le abbiamo vissute nelle ultime settimane, per poi avere degli elementi ulteriori rispetto alla riapertura dei negozi, bar e ristoranti, per tarare il provvedimento che invece poi ci accompagnerà nelle settimane e nei mesi successivi. Sempre questo ribadisco, per avere una visione generale, non prendere provvedimenti a spot che poi magari vanno in conflitto gli uni con gli altri, dal punto di vista proprio pratico, sostanziale, per le esigenze di residenti e commercianti. Bene. Detto tutto questo, arriviamo quindi alla presentazione dei dati dell'indagine epidemiologica che avevamo presentato qualche sabato fa, 3-4 settimane fa, adesso vado a memoria, ormai il tempo qui non si riesce più a capire quanto tempo sia passato. Allora, poi lascerò la parola per i dettagli, sia dello studio, così un minimo di refresh rispetto a come era stato impostato lo studio, a come sono stati raccolti i dati e poi dal punto di vista, diciamo così, scientifico, di cosa possono rappresentare questi dati e si entra per entrare nei dettagli. Io vi do tre numeri, arrotondati, perché poi invece gli statistici andranno alla virgola, al centesimo, alla percentuale precisa e perfetta, però vi do tre numeri e farò delle mie considerazioni su questi tre numeri. Allora, 10.500, 1.500, 95%. Adesso giustamente mi chiedete che numeri sono, perché sennò giustamente sono dei numeri che... Allora, 10.500, o meglio, parto dal fondo, parto dal 95%. 95%, traduco, sono le persone salvate, diciamo, preservate da questa epidemia, veronesi. Mi viene da dire, e lo dico fortemente, grazie ai provvedimenti restrittivi che sono stati presi nelle scorse settimane. Quindi il 95% sono le persone che non sono entrate in contatto, correggetemi se sbaglio, con il virus. Perché posso dire grazie ai provvedimenti restrittivi, e di questo ringrazio la Regione, fortemente la Regione, per come ha gestito questa emergenza sanitaria. Diciamo che anche l'amministrazione comunale, io stesso, ho preso talvolta dei provvedimenti più restrittivi, o meglio, anticipando provvedimenti che poi sarebbero diventati più restrittivi, sia da parte del governo sia da parte della regione, perché percepivo, e adesso capirete quello che dico, che la situazione era complicata e quindi bisognava essere particolarmente restrittivi. E da ultimo, permettetemi anche di ringraziare tutti i cittadini veronesi, perché a fronte di provvedimenti restrittivi c'è stata una popolazione che si è adeguata, ha capito quella che era l'emergenza e in modo assoluto ha rispettato quelle che erano le norme. Vi ricordo, in quel momento era io resto a casa e sono rimasti a casa. Quindi un plauso veramente ai cittadini veronesi. Allora, il 95%, il secondo numero che vi ho detto è 10.500. 10.500 sono le persone che in modo all'incirca, perché poi su questo, ma ripeto, nei dettagli entrate voi, do i macro numeri, sono le persone
positive asintomatiche che si sono negativizzate, cioè sono quelle persone che sono entrate in contatto con il virus senza saperlo, senza essersene rese conto perché non avevano sintomi, poi si sono negativizzati e quindi non hanno mai avuto la percezione di essere entrati in contatto col virus. Voi capite che 10.500 persone, insomma, sono un numero particolarmente rilevante. E questo mi ricollego a quello che dicevo prima, l'importanza della chiusura, l'importanza dei provvedimenti restrittivi, perché sennò diversamente in quelle settimane avremmo avuto 10.500 persone in giro per la città e quindi l'ultimo numero che vi do non è quello di 1.500, ma probabilmente saremmo saliti da 10.500 a numeri ben più elevati e quel 95% di persone salvate, tra virgolette, sarebbe invece sensibilmente sceso. Quindi i 10.500, diciamo, persone positive asintomatiche delle scorse settimane mi fanno dire che i tre grazie che ho detto prima e la necessità in quei momenti dei provvedimenti restrittivi, perché l'ultimo numero invece è 1.500. 1.500 sono ad oggi le persone positive asintomatiche. Questo cosa significa? Voi capite che da 10.500 a 1.500 c'è stata una caduta, mi permetto di dire, verticale rispetto alle persone contagiate, rispetto alle persone positive asintomatiche. Quindi, lo ribadisco per la terza volta, la necessità e l'efficacia dei provvedimenti restrittivi. Abbiamo lasciato il virus fuori di casa, le persone sono rimaste in casa, comprese quelle che se avessero girato, invece fossero entrate in contatto con altre persone, ne avrebbero contagiate molte altre. Questo numero di 1.500, l'ultima considerazione, cosa mi fa dire? Che siamo pronti per la riapertura, lo stiamo dicendo, quindi questi dati confermano le considerazioni fatte dal governatore Zaia in queste settimane, evidentemente, e confermano la bontà delle scelte fatte dalla regione e l'impulso che abbiamo voluto dare. 1.500 cosa significa? Significa che non siamo andati a zero, è quello che dicevo l'altro giorno. Dobbiamo convivere in questa fase 2, dobbiamo convivere con la presenza ancora del virus. Quindi, e lo risottolineo per l'ennesima volta, l'importanza dell'uso delle mascherine corretto, dell'uso delle distanze interpersonali, quindi possiamo ritornare alla nostra vita, perché le persone che sono persone che possono, diciamo, essere contagiare altre persone, sono notevolmente scese nel numero assoluto rispetto a quelle di qualche settimana fa, ma non siamo a zero. E quindi la necessità dei dispositivi. E su questo, ancora a maggior ragione, per preservare la salute di ogni singola persona, la salute di tutta la nostra comunità e per fare in modo che le nostre attività economiche ricomincino come ricominceranno lunedì e vadano avanti e sempre più persone vengano nella nostra città, parlavo prima dell'apertura delle frontiere, sempre più persone frequentino i nostri bar, i nostri ristoranti, i nostri negozi, i nostri mercati, la condizione a questo punto, anche alla luce di questi numeri, certifica quello che sto dicendo dai giorni scorsi, la necessità, l'obbligatorietà di portare correttamente le mascherine e di mantenere le distanze, perché questo diventa fondamentale. Allora, io mi fermerei qui e passerei la parola al dottor Pomari. Ringrazio l'ospedale, il Sacro Cuore di Negrar, ringrazio l'azienda ospedaliera, ringrazio la US9, ringrazio l'Università di Verona, ringrazio cioè tutte quelle persone, cioè tutti quei soggetti istituzionali e poi quelle persone che hanno partecipato su proposta e su iniziativa del Sacro Cuore di Negrar a questa iniziativa che in tempi brevissimi, devo dire, ha dato dei risultati che secondo me, poi adesso non vorrei essere smentito della comunità scientifica, ma in realtà avevo chiesto prima conforto di quelle che erano considerazioni, ci siamo confrontati. E quindi le cose che vi ho detto le ho dette perché col conforto preventivo, non postumo, ovviamente della comunità scientifica. Sono dei dati che in ultima analisi, e chiudo, certificano quello che stiamo dicendo in tutti questi giorni. Necessità, io resto a casa in quel periodo, state a casa, state a casa, state a casa, tutto questo è servito. È servito perché la linea del contagio è scesa, tra l'altro i dati anche gli ultimi che mi ha girato la US9 oggi, siamo scesi tra le persone in quarantena, siamo sotto i 400. Vi ricordo che questo dato qualche settimana fa, non qualche anno fa, eravamo in aprile, era 1.200. Scendiamo, oggi siamo scesi di 31 unità che sono uscite dalla quarantena e questo ogni giorno è così. Quindi
da 1200 eravamo inizio aprile, sì, primi di aprile, siamo scesi, siamo a 300 e rotti. Vi dico rotti perché non ho gli occhiali, vediamo, vi dico anche il numero giusto, a 382. Quindi anche questi dati sono in linea con quello che l'indagine epidemiologica ha svelato. Quindi io resto a casa, state a casa qualche settimana fa, riprendiamoci la nostra vita, da lunedì cominciamo a poter frequentare negozi, bar e ristoranti. Attenzione, non siamo scesi a zero, c'è la necessità, oltre che l'obbligo giuridico, c'è la necessità per preservare la salute della nostra comunità e non avere ricadute, dell'utilizzo dei dispositivi, chiamiamoli di sicurezza, mascherine, guanti, gel, distanze di sicurezza, sanificazioni e quant'altro. Prego. Dottor Pomari dell'ospedale di Negrar, primario di pneumologia, vero? Sì, buongiorno Prego. a tutti. Innanzitutto permettetemi di ringraziare lei, Sindaco, per questa relazione qua, perché dando dimostrazione di quanto possono essere stati utili i nostri risultati dello studio epidemiologico, ha dimostrato che lo studio epidemiologico serve per dare dati scientifici puntuali e non è stato, e quindi non ci siamo basati su dei calcoli matematici teorici che possono, come hanno dimostrato in altre occasioni, dare degli errori di percentuale anche abbastanza discordanti. Quindi l'importanza dello studio epidemiologico era questa. Anch'io mi permetto di ringraziare i veronesi per il senso civico, perché veramente hanno dimostrato con la loro partecipazione competente totale che hanno dato capacità di senso civico molto importante. Mi permetta anche di ringraziare, ha già permesso lei di salutare e ringraziare gli altri componenti del nostro gruppo. Io vorrei fare una precisazione ancora più importante sul fatto che l'ospedale Sacro Cuore è un ospedale, è un IRCCS, cioè un ospedale di ricerca a carattere scientifico. E questo ci ha permesso, non è un ringraziamento semplice, ma è quello che ci ha permesso di avere i finanziamenti per poter fare questo tipo di iniziativa che è stata veramente molto, molto impegnativa e raggiunta in tempi brevissimi. I dati clinici, poi dopo il professor Guerriero ci spiegherà nei particolari, appunto, ma io enfatizzerei due concetti importanti. Il fatto che siamo stati bravi perché abbiamo ridotto al minimo le potenzialità del virus, riducendo appunto al minimo la popolazione che potenzialmente è infettante. Però, aggiungo, sono infettanti, quindi sono popolazioni che circolano oggi nella città in maniera completamente tranquilla perché asintomatici, quindi non hanno nemmeno loro la percezione di poter essere infettanti. Cosa vuol dire questo? Che qualsiasi di noi, dei nostri colleghi di lavoro, di qualsiasi situazione in cui ci troviamo, dal supermercato all'azienda o in ufficio, possono essere, se noi non prendiamo le precauzioni della mascherina, le distanze, le pulizie delle mani, assolutamente causa di un'ulteriore ripresa della malattia. Quindi questo è un dato fondamentale, secondo me. Oggi siamo tranquilli perché il rischio è basso, ma è basso perché se noi manteniamo le nostre condizioni. Se cambiamo le condizioni, questo rischio basso viene a perdere, cioè offriamo al virus un'opportunità incredibile di poter riprendersi, perché il virus, come ho sempre detto, non fa sconti. Secondo, e chiudo e concludo che non mi piace il concetto di imparare a convivere con il virus. Vorrebbe dire imparare a convivere con dei lupi selvatici nel loro ambiente e cercare di convivere con loro. No, non è possibile convivere. Noi dobbiamo portare a continuare verso questa strada, perché come siamo arrivati a 1.500 potremmo arrivare ad azzerare l'effetto se continuiamo a mantenere questo stile di comportamento. Quindi noi dobbiamo, a mio avviso, cambiare la nostra cultura, il nostro gesto culturale. Perché? Perché se non facciamo così, le regole dobbiamo farcele nostre, non dobbiamo farcele imporre. Grazie. Sì, evidentemente poi ci si può trovare o meno sul termine convivere, ma il convivere significa essere coscienti, esattamente di quello che dicevi, essere coscienti che c'è. E quindi nel momento che sei cosciente che c'è ancora, convivere non è che significa che devi dargli la mano e quindi far cadere le barriere e le sicurezze. Significa sapere che c'è e quindi ci devi convivere nella misura in cui sai che c'è. Ma nel momento in cui sai che c'è e sai quali sono gli strumenti, prima per tenerlo fuori dalla porta, oggi per evitare il contagio, quel tipo di convivenza determina appunto un cambio, non solo per obbligo giuridico, ma di mentalità sul fatto che abitudini che prima non avevamo,
perché non sapevamo che c'era e quindi non sapevamo di dover, tra virgolette, convivere con quella presenza. Oggi che sappiamo che c'è ancora, seppur molto basso, lo rimarchiamo anche questo, il convivere significa avere acquisito quelle abitudini che ci permettono di tenerlo, tra virgolette, a distanza. Allora, passiamo microfono al professor Guerriero, biostatistico. Grazie. Allora proviamo adesso a dare una dimensione al fenomeno. Mettiti, professore, deve parlare, esatto. Vicino, lì. Quello lì, perché se vicino, vicino, se no non si sente. Ok, proviamo allora a dare una dimensione al fenomeno, come dicevamo. Qua abbiamo tratteggiato i dati principali della ricerca. Facciamo un passo indietro perché dobbiamo definire qual era un po' il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo era quello di capire quale fosse la prevalenza di soggetti con SARS-CoV-2 e anche capire quale fosse la diffusione del virus nella nostra città. Noi ci siamo concentrati sulla popolazione che avesse almeno 10 anni di età, perché se ricordate l'indagine prevedeva, oltre al tampone, anche il prelievo del sangue, quindi non volevamo coinvolgere i bambini troppo piccoli. Quindi quello che diciamo lo diciamo. Professore, scusi, si sente basso da fuori, quindi deve, ecco, così? Proprio sì, purtroppo sì. Bene. Ecco, quindi abbiamo i dati che tratteggiamo riguardano tutta la popolazione veronese che abbia almeno 10 anni. È stato detto più volte grazie ai veronesi, grazie davvero ai veronesi perché hanno aderito copiosamente. Sono venuti al centro San Marco o li abbiamo raggiunti a casa loro per quelli che non avevano possibilità di muoversi in 1515. A noi serviva un campione di 1527 unità, quindi abbiamo una copertura campionaria del 99,2%. Questo 99,2% negli ultimi anni si è visto davvero molto raramente. Cosa ci dice questo? Ci dice che i risultati, i numeri che sono già stati dati, sono molto robusti, sono molto affidabili e il margine di errore dell'1,5% viene quindi a confermarsi. Quindi le stime hanno questa oscillazione. Arrivando ai macro risultati che sono già stati detti, entrando un pochino nel dettaglio, noi abbiamo una prevalenza del 7 per 1000, cioè vuol dire che ogni 1000 veronesi che abbiano almeno 10 anni di età, noi abbiamo osservato 7 persone con tampone positivo, cioè che hanno il virus attivo in quel momento e che oltre a essere infettati o ammalati hanno anche la potenzialità di infettare. E se rovesciamo questa percentuale 7 per 1000 sulla popolazione complessiva, stiamo parlando di un ammontare di 1645 soggetti. Ecco, questo ci permette di raggiungere l'obiettivo principale della ricerca, cioè chiederci quanti fossero positivi. La domanda ancora che ci siamo posti è: ma quanto avesse circolato questo virus nella nostra città? E se ricordate, prima di questa ricerca c'era chi diceva che fosse il numero di ammalati per 5, chi per 10, chi il 10%, chi addirittura ipotizzava il 30-40% della popolazione essere venuta a contatto con il virus. Oggi noi, su base statistica e robusta, possiamo dire che soltanto il 4,5% dei soggetti, cioè quei 10.565 soggetti, hanno traccia del virus nel loro sangue. Quindi si tratta di persone che non sappiamo quanto tempo fa, ma verosimilmente nelle settimane scorse, sono venuti a contatto con il virus. È chiaro che il complemento a 100 di queste due percentuali ci porta a quel famoso 94,8% arrotondato al 95% di soggetti che non sono mai entrati in contatto con il virus. Di quante persone stiamo parlando? Stiamo parlando di 222.780 soggetti, quindi una massa enorme di soggetti che non sono mai venuti a contatto con il virus e che quindi sono esposti, potenzialmente esposti, a contrarre il virus. Si è detto poi dei sintomi. In effetti l'89% dei soggetti positivi, a vario titolo, sono risultati essere asintomatici o i cosiddetti pauci sintomatici, cioè quei soggetti che hanno avuto dei sintomi talmente lievi da non far sospettare un contatto con il virus quando invece c'era presente.
Tanto è vero che poi i soggetti con tampone positivo non hanno dichiarato sintomi, invece i soggetti con sierologia positiva, cioè quel 4,5% che è venuto a contatto con la popolazione, ha dichiarato in effetti di aver avuto dei sintomi. L'anosmia e la stanchezza sono i due sintomi più ricorrenti, ma ricorrono in meno di un caso ogni tre. Quindi parte della popolazione positiva o ex positiva ha dichiarato dei sintomi, ma non è una massa enorme di soggetti che lo hanno dichiarato. E questo viene confermato anche dai soggetti che non sono mai venuti in contatto con il virus, perché una percentuale inferiore del 2% ha dichiarato di avere sintomi nei 30 giorni precedenti l'indagine. È chiaro che questo va a confermare il legame che c'è, ancora se debole ma statisticamente significativo, tra la sintomatologia appena raccontata e l'aver avuto una positività, un contatto. Il microfono, professore, il virus, scusi. Ancora. Bisognerà cambiare microfono. No, bisogna star vicini. Allora, per i prossimi mesi, i prossimi anni, con le risorse che abbiamo sicuramente non questi sono. Allora sto appiccicato. Sì, grazie. Grazie a lei. Allora, per quanto riguarda l'età, e mi riaggancio a un commento che ha fatto il signor Sindaco e che noi abbiamo trovato nei dati, in effetti l'età media di coloro che hanno il tampone positivo è pari a 53 anni. L'età media invece di coloro che hanno avuto il tampone positivo in passato, perché abbiamo intercettato anche queste persone, è pari ai 44 anni. Quindi mi viene da pensare che i giovani siano in effetti abbiano rispettato grandemente la misura del lockdown, perché appunto abbiamo visto un innalzamento dell'età media dei tamponi positivi. E poi mi piace segnalare il caso dei giovanissimi, perché sono quasi 100 i ragazzini che sono venuti e che hanno aderito all'indagine, quindi quasi 100 i ragazzini tra i 10 e i 17 anni, nessuno è risultato positivo al tampone e solamente 4 sono risultati positivi alla sierologia, e quindi che erano venuti inconsapevolmente a contatto con il virus. Eppure 4 sono i casi dei soggetti con età compresa tra i 18 e i 23 anni. Quindi viene a confermarsi questo dato, che i giovani sono entrati pochissimo in contatto con il virus e quindi anche siano stati parallelamente uno scarso vettore di trasmissione. I dati che noi abbiamo a disposizione sono moltissimi, stiamo attendendo la risposta di una importante e prestigiosa rivista scientifica, alla quale abbiamo già sottomesso un primo paper, British Medical Journal, e siamo in procinto di ultimare un secondo paper da sottomettere, proprio per comunicare non solo alla popolazione veronese, come è doveroso, e anche alla comunità scientifica, le importantissime evidenze che sono emerse dalla nostra ricerca. Grazie. Allora, scusa un attimo, Sindaco, perché prima di fare il cambio con i relatori, le chiedo questa domanda che è appena arrivata. Questi dati, mi chiedono, verranno pubblicati da qualche parte e dove? Sì, allora, sono già disponibili da oggi? Allora, i dati sono già disponibili da oggi, è stato fatto veicolare un comunicato stampa che contiene queste informazioni. Chi ha bisogno di maggiori dettagli può mettersi in contatto con noi, con il comitato scientifico. Sì, ma dico, anche per i cittadini che volessero, a parte per i giornalisti, che ovviamente siamo qui per loro, l'intera indagine la pubblicate sul sito dell'ospedale di Negrar, che divulgazione ne potete fare? Allora, certamente possiamo fare una divulgazione massiva, e certamente sul sito dell'ospedale di Negrar, e poi anche con gli altri partner del progetto produrremo un documento divulgativo. Okay. Parallelamente, chi avesse invece volontà di leggere, diciamo, l'aspetto più scientifico della ricerca, appena le riviste pubblicheranno i nostri paper, saranno ovviamente disponibili per tutta la comunità. Certo, perfetto. Allora, adesso i due relatori lasciano il posto per l'analisi dal punto di vista clinico ai due medici. Allora, voi potete... Dopo. Prego. Allora, prima di lasciare la parola, volevo risottolineare come appunto l'altro dato che è venuto fuori da queste due brevi relazioni
è rimarcare quindi bene il lockdown, bene la riapertura in sicurezza con i dispositivi. Terzo elemento che è arrivato sul tavolo, bene i giovani, non tanto e non solo perché sono stati meno contagiati, ma anche per quel numero che ha dato prima il professor Guerriero, tra il prima e l'indagine fatta, è significativo perché significa che anche e soprattutto i giovani, l'abbiamo già detto tante volte, l'ha detto tante volte anche il governatore Zaia, sono quelli che nel periodo del lockdown hanno risposto di più immediatamente, in maniera più forte, alla richiesta di restare a casa, e questo è stato utile per tutta la comunità. E quindi lo sottolineo perché quando c'è da dire bisogna dirlo, che anche grazie ai giovani e al loro impegno in queste settimane scorse siamo riusciti a contenere fortemente il contagio fino a farlo scendere a quei numeri che sono appena stati detti. Bene, allora partirei da... i microfoni sono là. Quindi ah sì, sì, dai. Dottor Micheletto, direttore del Dipartimento di Pneumologia di Borgo Trento. Sì, io faccio il clinico e non posso che confermare dal punto di vista della gestione ospedaliera i dati di questa indagine, nel senso che siamo arrivati a fine aprile, fine marzo, primi di aprile, ad avere un numero elevatissimo di ospedalizzati a Verona. L'azienda e tutti gli ospedali veronesi è riuscita a raddoppiare, triplicare, in alcuni casi anche quadruplicare il numero dei posti letto, ed erano purtroppo tutti saturati da pazienti che avevano insufficienza respiratoria, polmonite, purtroppo tanti anche con ricorso nelle rianimazioni. La situazione attuale riflette la condizione che è stata prima sottolineata dall'indagine epidemiologica, cioè che ci sono attualmente pochissimi pazienti ricoverati negli ospedali veronesi e anche in quelli cittadini che io conosco meglio. Nel senso che i reparti si stanno sostanzialmente chiudendo. Il reparto policlinico è stato chiuso, il mio reparto probabilmente sarà chiuso a metà settimana, nel senso di un reparto solamente Covid. Ci auguriamo di poter tornare a fare una normale pneumologia e la previsione di poter gestire i pochi, ci auguriamo, casi dei mesi estivi con il solo reparto di malattie infettive. Stanno calando moltissimo anche i pazienti che sono attualmente ricoverati nelle unità intensive, quindi nelle rianimazioni. Certo, adesso abbiamo una nuova sfida, stiamo imparando tante cose da questa malattia. La sfida è quella della riabilitazione, nel senso che attualmente stiamo raccogliendo le lunghe malattie, i pazienti che sono stati tracheostomizzati, i pazienti che sono stati a lungo in ossigeno, i pazienti che sono stati a lungo a letto, e quindi anche le società scientifiche si stanno muovendo su questo per assicurare anche una corretta fase riabilitativa. Si aggancia un po' a quello che avete detto prima, il fatto che comunque la Regione Veneto ha previsto già il piano sanitario per l'autunno, nel senso che se mai malauguratamente dovesse rientrare, sono già stati previsti le dotazioni di posti letto. E quindi, per fare il mio esempio che conosco, lasceremo il reparto Covid per tornare al nostro nuovo reparto, al nostro vecchio reparto, ma l'attuale reparto Covid sarà sostanzialmente sigillato e pronto per essere riusato. Quindi l'indagine epidemiologica dà un dato assolutamente positivo rispetto a tutti i casi che avevamo di fine marzo. Abbiamo sentito come i numeri sono attualmente bassissimi e sono assolutamente in sintonia con quello che succede in ospedale e quello che succede nella popolazione fuori. L'aspetto però che va tenuto sempre in considerazione è appunto comunque il basso numero di immunizzati, per evitare che la condizione attuale non dia luogo a facili entusiasmi, ma che si tenga conto appunto che non dobbiamo tornare alla condizione di prima e trovare il giusto equilibrio tra una ripresa sociale, economica, ma nello stesso tempo di non dover assolutamente tornare alla situazione sanitaria che avevamo a marzo, perché ovviamente è una situazione molto complicata, soprattutto per i cittadini. Professor Grazie. Poli. Passo tutto. L'altro c'è lei. Sì, sì. Ma io non ho molto da aggiungere, vorrei solo fare in rapporto ai risultati scientifici due o tre considerazioni. Innanzitutto l'importanza della ricerca. La ricerca credo che sia la base poi della conoscenza che ci consente di prendere provvedimenti adeguati, perché se ci basiamo sul forse, ma chissà, credo che provvedimenti adeguati non siamo in grado di prendere. La ricerca in questo caso si è dimostrata estremamente efficace.
nell'indirizzare la programmazione e la gestione della sanità pubblica. Un'altra cosa che mi interessa sottolineare che emerge da questa ricerca è effettivamente il basso numero di soggetti infettanti che circolano la popolazione generale, perché meno dell'1% è veramente un numero molto molto modesto. Due considerazioni però accanto a questo numero molto modesto. Se noi guardiamo quella che è stata la storia epidemiologica di questa malattia, si nota come sia prevalentemente legata a comunità chiuse, le case di riposo, le RSA, l'ospedale stesso, che ha creato dei problemi. E questo si riflette sul fatto che l'apertura delle normali attività deve in qualche modo contemplare una riduzione degli addensamenti all'interno delle strutture. È chiaro che l'uso corretto dei presidi, dei dispositivi di protezione individuale, sottolineo in particolare la mascherina perché credo sia fondamentale, l'uso corretto dei presidi garantisce la protezione del soggetto. Comunque la riduzione della densità di popolazione all'interno delle strutture chiuse e confinate credo che sia un altro elemento importante, per cui quel distanziamento che citava prima il signor sindaco del metro credo che debba essere uno strumento fondamentale di profilassi e di prevenzione. Un'altra cosa che mi preme sottolineare da questo punto di vista come igienista è l'importanza fondamentale del lavaggio delle mani. Il lavaggio delle mani ripetuto durante la giornata credo che sia altro strumento, più dei guanti, a mio avviso più dei guanti, perché un uso improprio dei guanti non fa altro che aumentare la dispersione dei patogeni nella popolazione, mentre il lavaggio delle mani diventa fondamentale. Vorrei rimarcarlo per dare questo messaggio alla popolazione. Mascherina e uso dei guanti assieme alla riduzione della densità di soggetti all'interno degli ambienti confinati e chiusi. Grazie, ecco, io su questo aggiungo insomma, le domande. Perché farei domanda che è arrivata per i medici, non so, decidete voi quale chi ha avuto il Covid, quindi chi è immunizzato al Covid adesso si può considerare immune per sempre o eventualmente per quanto tempo? La risposta è estremamente difficile, non sappiamo. Purtroppo quando la scienza dice non sappiamo, gli altri si meravigliano, ma quando uno studia le cose si vede che sono più le cose. Se volete allora rispondo io, che non faccio parte della scienza. Quindi... Il Covid è stato descritto l'11... Vicino al microfono. Gli è stato dato il nome l'11 febbraio di quest'anno. Quindi come sia l'evoluzione degli anticorpi e di tante altre cose, si deve necessariamente verificare nel tempo. Tutto il resto sono ipotesi. Perfetto. Esatto, quindi dare sicurezza è difficile in questo momento. Bene. D'altra parte l'obiettivo della scienza è cercare una risposta a qualche domanda che non conosciamo. Certo, sì, in effetti. Allora, invece... Sì, no, volevo aggiungere rispetto a quello che è appena stato detto un'altra considerazione già fatta, l'avevo accennata prima, cioè l'importanza dell'utilizzo degli spazi aperti e quindi il motivo per cui stiamo lavorando alacremente e, ripeto, in deroga rispetto a quello che sarebbe la normalità, per dare la possibilità agli esercenti e ai commercianti di poter lavorare, ma anche ai clienti, quindi ai veronesi o ai turisti che torneranno, perché torneranno e torneranno tanti nella nostra città, di poter partecipare, fare una cena, andare a bere un aperitivo, andare in un negozio, ma farlo in assoluta sicurezza per la salute propria e la salute altrui. Motivo per cui appunto stiamo cercando, io lo sto facendo anche in previsione futura di tante altre iniziative, di utilizzare la maggior parte, il maggior numero di spazi all'aperto che abbiamo nella nostra bellissima città, perché questo va incontro esattamente a quello che si diceva, cioè di poter permettere il distanziamento e di poter poi, soprattutto nella bella stagione, stare all'aria aperta. Allora, io avrei solo una domanda per il sindaco rispetto a quel dato che adesso non trovo più, dei 1.500 o 1.600, sì, ho arrotondato 1.500 per fare il professor Guerriero, quindi 1.600 attuali potenziali asintomatici in giro, quindi un dato estremamente basso che quindi ci fa dire allora possiamo liberi tutti, possiamo uscire. No, l'ho già detto, certo che siamo liberi di uscire, da lunedì finalmente saremo liberi di andare in un bar, saremo liberi di andare in un ristorante, saremo liberi di andare nei negozi, sarò libero finalmente di andare a tagliarmi i capelli e quindi saremo liberi di fare tutto questo, ma liberi con
la nuova abitudine che dobbiamo aver acquisito, e non solo perché c'è un'imposizione dal punto di vista giuridico, ma per tutte le cose che sono state dette, di usare dispositivi, di mantenere le distanze, di usarli in modo corretto. La nostra libertà delle prossime settimane, perché permettetemi, stare chiusi in casa è una forte limitazione della libertà personale. Fare tutto quello che si può fare usando la mascherina, insomma, penso che sia una limitazione più che accettabile, sia assolutamente più che accettabile, soprattutto se la viviamo sulla base del presupposto che serve a tutelare la salute di una comunità intera. Allora, anche io sarò veramente un controllore fermo rispetto al corretto uso dei dispositivi, delle mascherine, di quant'altro, anche e soprattutto nelle prossime settimane. Perché questo permetterà a tutti, intanto a tanti, di lavorare e di portare a casa lo stipendio per la propria famiglia, e a tutti di poter finalmente ritornare a godersi la nostra città, le sue bellezze, i suoi ristoranti, i suoi bar, tutto quello che c'è da godersi in assoluta sicurezza e tranquillità. Adesso ne è arrivata un'altra per i medici, e cioè al solito, scegliete voi chi è, che cosa ci dobbiamo aspettare per l'autunno. Lui c'ha la sfortuna che è vicino a me, quindi io i microfoni li passo a lui, poi lui non li rimangono allora, qua. Allora, le previsioni chiaramente sono difficili da fare, e molto dipenderà da quello che noi facciamo in questo periodo estivo. Molto dipenderà da tutte le misure che verranno in qualche modo adottate e che verranno, come si dire, seguite in questo periodo estivo. È chiaro, se la prevalenza di infezione rimane bassa e le misure saranno adottate, probabilmente andremo incontro a una riduzione della prevalenza durante la fase estiva, e quindi il rischio invernale sarà inferiore. Se in questa fase estiva, in cui tutti, come diceva il signor sindaco, vogliamo essere liberi di fare ciò che vogliamo senza seguire le regole, probabilmente potremmo andare incontro anche a una recrudescenza autunnale, perché si torna a vivere negli ambienti chiusi. Vedo che è riintervenuto da dietro le quinte il dottor Pomari. Sì, questo mi permette di riagganciarmi a un concetto che prima non ho specificato bene. Cioè, oggi si discute sulla riduzione della capacità del virus di infettare, no? Si è attenuato, dicono. Tanti dicono di sì, tanti dicono che invece non è vero. In realtà è proprio questo che noi abbiamo dimostrato, che probabilmente non è che si sia attenuato, si è diluito moltissimo, perché si è rimpicciolito moltissimo la quantità di persone che possono infettare, perché 1.600 persone diluite in 250.000... Ecco, ricordo che è lo 0,7%, cioè, perché 1.600 uno dice sono, è lo 0,7% della popolazione. Certo, cioè riduce quindi la probabilità di contagio, se in più manteniamo le distanze, manteniamo le regole della mascherina e dei guanti, ecco che allora la probabilità che il 90% della popolazione, il 95% della popolazione che non ha mai visto il virus, quindi non ha gli anticorpi, possa riammalare in autunno. Perché tutti abbiamo paura che questo succeda. Ma secondo me, se noi riusciamo capaci di mantenere i comportamenti adeguati, secondo me questo, mi permetto di sbilanciarmi, non succede. Allora, la sintesi, mi permetto di dire, anche rispondendo alla domanda di prima, si può uscire liberamente, fare tutto liberamente? Assolutamente sì. E dico ai cittadini veronesi, state tranquilli nella misura in cui usate i dispositivi. Certo. Quindi, cioè, siamo sereni, tranquilli, cioè non dobbiamo vivere con apprensione. Per non vivere con apprensione dobbiamo essere rispettosi dell'uso dei dispositivi. E le prossime settimane saranno delle settimane in cui potremo fare un sacco di cose che non abbiamo fatto nelle settimane scorse, e i prossimi mesi, attraverso questo tipo di comportamenti corretti, non saranno dei mesi in cui in autunno e in inverno vedranno una ricaduta, perché nessuno, sinceramente, adesso non so voi, ma insomma, penso che nessuno di voi, non esista una persona in questa città, in Italia, nel mondo, che voglia ritornare a quello che ha dovuto fare qualche settimana fa. E anche qui chiudo, giuro che chiudo, l'ho già detto, c'è stato un momento in cui avevamo un'arma, stare a casa, l'abbiamo usata bene e abbiamo fatto in modo di poter arrivare ad oggi. Oggi c'è il momento, non c'è più l'arma, di restare a casa non serve, non è quella. Oggi l'arma è usare i dispositivi. Se useremo bene i dispositivi, così come siamo stati bravi a rimanere a casa, l'epilogo, secondo me,
ma supportato dalle evidenze scientifiche, non potrà altro che essere positivo. Grazie, grazie a tutti, anche al professor Guerriero che non è più inquadrato ma è ancora con noi. A domani, no, a lunedì. Buona giornata. Grazie.